cambiare la prosa del mondo. A questo compito dedicherà la vita Amelia Rosselli, una delle personalità poetiche più appartate ma anche più originali del secondo Novecento. Nasce nel 1930 a Parigi, da madre inglese e dall'esule italiano e antifascista Carlo Rosselli. Il padre, fondatore insieme allo zio del movimento Giustizia e Libertà, viene assassinato su mandato dei servizi segreti fascisti quando Amelia ha solo 7 anni. A causa dei continui trasferimenti della famiglia, matura una formazione irregolare ed eclettica, imparando a padroneggiare, oltre all'italiano, anche l'inglese e il francese. Dopo aver viaggiato in tutta Europa, negli anni 50 si stabilisce a Roma, dove si dedica agli studi musicali e lavora come traduttrice e consulente editoriale. Nel 1958 si iscrive al Partito Comunista e comincia a collaborare con varie riviste. Esordisce nel 1963 con 24 poesie che vengono pubblicate su Il Menabò, grazie all'interessamento di Pierpaolo Pasolini. Nel 1964 pubblica la prima raccolta di versi, Variazioni belliche, in cui esplora i temi della musica e della guerra. Segue nel 1969 la raccolta Serie ospedaliera, che tratta la dura esperienza della malattia mentale. Il trauma per la morte violenta del padre e la condizione di sradicamento vissuta durante la giovinezza, infatti, hanno alimentato nella poetessa un forte disturbo psichico. Nel 1976 pubblica Documento 1966-1973, raccolta dove riprende i temi dell'amore sofferto, del delirio personale e dell'immaginazione torturata. Rosselli entra quindi in una fase di crisi creativa che dura fino al dicembre 1979, quando di getto compone il poemetto Impromptu, il cui titolo rimanda all'improvvisazione musicale o letteraria. La malattia mentale e la depressione si inaspriscono, fino al giorno in cui l'autrice si getta dal balcone del suo appartamento romano. È l'11 febbraio 1996, lo stesso giorno in cui 30 anni prima si era tolta la vita Silvia Plath, poetessa amata e tradotta da Rosselli.